Una struttura dell'ASL per le cure palliative per i malati terminali in una villetta confiscata alla mafia, un altro bene restituito alla città. All'inaugurazione c'era Silvia Bacci. La targa all'ingresso della villetta di Via Chambéry al confine con Collegno racconta una storia importante. L'immobile è stato confiscato alla criminalità organizzata ed è diventato un bene pubblico. Il bene era nella disponibilità e nella proprietà di uno che vendeva morte poi alla fine, narcotrafficante. Oggi accompagniamo queste persone grazie alla ASL e la creazione del centro di coordinamento cure palliative significa accompagnarle dolcemente, il contrario di quello che avveniva prima. La struttura, inaugurata ieri, è il nuovo centro operativo per le cure palliative dell'ASL Città di Torino. Quelle cure che accompagnano i pazienti fragili nella fase finale della loro vita e che danno molto sollievo ai pazienti per accompagnarli in dignità e anche molto sollievo ai familiari e ai caregiver che hanno comunque un riferimento nell'ASL, quindi è di un'importanza fondamentale. Un'assegnazione che ci riporta all'intuizione di Pio La Torre già negli anni 70 sull'importanza di colpire i mafiosi nel loro potere economico e su quel sogno di dimostrare che la confisca dei beni acquisiti illegalmente possa essere non solo giusta, ma utile, come oggi qui in via Chambéry. Era un simbolo della criminalità, quindi poterlo sottrarre e far rinascere una delle cose che fa più male da un certo punto di vista a chi subisce la confisca del bene. Ecco, questo è il miglior messaggio, la confisca dell'avidità, la confisca dei profitti ingiusti. Così vince lo Stato, oggi vince lo Stato.